Io mi occupo dell'ufficio studi dell'Associazione degli Editori, che come forse sapete è l'associazione confindustriale che raccoglie le case editrici e le aziende produttrici di libri e di contenuti editoriali. Contenuti editoriali in formato digitale, su internet. E poi sempre all'interno dell'associazione degli editori mi occupo di altre due aree specifiche, una che è quella editoriale, che sostanzialmente consiste nella pubblicazione del giornale della libreria, che dal 1888 è la rivista ufficiale dell'associazione editori, anche se allora non si chiamava così, ma si chiamava ATLIA, l'associazione tipografico libraria italiana, e sempre all'interno dell'associazione dell'attività di aggiornamento professionale per editori. È evidente che queste tre aree, ufficio studi, riviste, dove poi vengono pubblicati anche i quaderni del giornale della libreria, scusatemente faceva riferimento per la pubblicazione del rapporto, ma non soltanto poi del rapporto, sia l'attività di formazione, sono poi delle attività strettamente intrecciate, strettamente connesse nel processo e del ruolo che poi ha l'associazione all'interno del mondo dell'industria dei contenuti. Mi occupo anche poi del comitato scientifico della scuola Umberto Elisabetta Mauri, dell'attività didattica rivolta in questo caso ai librai. La scuola per librai Umberto Elisabetta Mauri è una scuola che nasce per volontà di Luciano Mauri, Vittorio Branca e Valentino Compiani, per ricordare la memoria di Umberto Mauri, padre del Luciano, e della figlia Elisabetta, che morì tragicamente in giovane età, e consiste in un corso avanzato di perfezionamento per librai che si tiene per un'intera settimana a Venezia, l'isola di San Giorgio, la Fondazione Cini, quindi spiego dire la presenza di una persona come Vittorio Branca, e una serie di corsi giornalieri o di due giorni che si svolgono a Milano su tematiche che riguardano il rinnovamento della libreria.